Senatore Centineo, Centinaio, scusi, è la seconda volta che sbaglio. Sì, Presidente. Guardi che si è iscritta a parlare sul complesso delle proposte di calendario la senatrice Stefani. Avverto che la senatrice Stefani ha già parlato e che lei come capogruppo può parlare sul complesso delle proposte di calendario. No. Sì? Io devo fare una proposta. Ah, c'è la proposta di modifica. E ho diritto come tutti gli altri senatori. Sì. Presidente Grassi. Dico, le voglio dire, senatore Centinaio, che la senatrice Stefani ha già fatto una proposta, quindi lei ha 2 minuti, così come tutti Perfetto. Gli altri, per fare la sua proposta. Infatti, prego. Presidente, nei miei 2 minuti volevo chiederle, pescando nel cestino della tombola, quanti minuti avrei avuto diritto, visto che alcuni avevano diritto a 10, altri a 2, altri a 4, altri a 5. A Centinaio è uscito il numero 2. Benissimo, va bene. E quindi, Presidente, nei miei 2 minuti io le chiedo, visto che mi ha dato la parola come capogruppo prima, io la domanda che le faccio è: perché come capogruppo e non come senatore Centineo, come dice lei? Perché, se lei mi ha dato la parola come capogruppo oggi, qualche giorno fa non mi ha dato la parola, nonostante io avessi chiesto la parola per ben 6 volte quando abbiamo incardinato in aula lo Ius Soli? Allora, se oggi mi dà la parola come capogruppo, come ha detto lei, me la doveva dare anche qualche giorno fa, me la doveva dare. Io le chiedo, Presidente, di smetterla. Non voglio fare polemiche passate, scusi, senatore, ma c'aveva la parola il Presidente della Commissione Torrisi. No, e io non ho visto che lei aveva chiesto la parola, quindi le vostre reazioni sono state viste da tutti, quindi non voglio fare polemiche, è inutile che rivanghiamo il passato. No, perché anche i filmati dicono che io avevo chiesto la parola prima del senatore Torrisi e prima che lei desse la parola al senatore Torrisi. Però, Presidente, lei purtroppo, ahimè, gestisce l'aula come se fosse il salotto di casa sua e di conseguenza riduce i tempi ai senatori per intervenire, decide quali senatori intervengono e quali non intervengono. Io quindi a questo punto faccio 2 proposte e sono le 2 proposte che ho fatto in conferenza dei capigruppo, ma anche lì lei non mi ha voluto ascoltare. Una proposta che ho fatto, cari colleghi, è stata quella, visto e considerato che giustamente i colleghi del Partito Democratico hanno una riunione e ci hanno chiesto di interrompere l'aula prima, io le avevo detto, Presidente, il dibattito sul calendario sarebbe durato tanto, sarebbe durato troppo, e ha visto quanto è durato, e di conseguenza tutto il provvedimento sul codice antimafia, invece che trattarlo a spizzichi e bocconi velocemente questa sera, io avevo proposto: perché non lo trattiamo direttamente domani mattina e lo finiamo alla velocità della luce? No, ma lei fa il sapientone e ha voluto andare avanti. Seconda proposta che faccio è, visto e considerato che anche qua voi avete già preso. Volete continuare? Ho quasi finito. Voi siete come il mago Ronzo, no? Voi prevedete il futuro, avete già previsto che ci sarà ostruzionismo parlamentare e di conseguenza avete già previsto di contingentare i tempi sullo Ius Soli. E chi l'ha detto che ci sarà ostruzionismo parlamentare? E chi l'ha detto che ci saranno decine, se non centinaia, come ha detto qualcuno, di senatori che interverranno sullo Ius Soli? Ma avete deciso di contingentare tutto. Andate avanti così, a me va bene. La nostra proposta è quella di toglierlo il contingentamento, perché in questo momento non serve contingentare i tempi, Presidente, serve buonsenso, cosa che lei nella gestione di quest'aula non ha.